Bonjour Ah. Josiane. Bonjour à tous, Jérôme. Bonjour à la team. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et bonjour. Bien, cominciamo. Racontaci, Josiane, quelle est la situation? On commence, raconte-nous, Josiane, quelle est la situation? Alors, depuis la prise de rendez-vous il y a environ un mois, je me suis retrouvée avec une jambe droite bloquée, immobilisée quelques jours. Da quando ho preso l'appuntamento con te, più o meno un mese fa, mi sono ritrovata con la gamba destra immobilizzata da qualche giorno. Depuis vendredi dernier, c'est pire que jamais et je suis en plein déménagement. Da venerdì scorso è peggio di sempre e sono in pieno trasloco. Et la veille, la voiture n'a pas démarré, chose étonnante et récurrente. Elle était en panne. Et le jour prima la macchina non è partita, era in panne e questo è un po' strano. Les chiens ont des problèmes de santé inexpliqués. I miei cani hanno dei problemi di salute inspiegabili. Et j'affirme que l'année dernière, on m'a tué l'une de mes chiennes. E affermo che l'anno scorso hanno ucciso uno dei miei cani. Alors, problème de santé. Problème de santé, très grande fatigue, manque d'énergie, épuisement total. Problemi di salute, molta stanchezza, mancanza di energia e sfiancamento fisico. Douleur dans le corps, ventre, tête, maladie de Lyme e morale souvent a zero. Dolore nel corpo, alla testa, al ventre, la malattia di Lyme e la dernière partie c'était quoi? Morale souvent a zero. Morale sotto zero. Pendant une période, mon fils et moi avons été espionnés, intimidés. Durante un periodo mio figlio e io siamo stati spiati e intimiditi. Espionné par qui, vous le savez? Ben, Raphaël pense que c'est la CIA parce qu'on a eu une intrusion dans l'appartement. Raphaël et le figlio pensa sia dalla CIA perché hanno avuto un'intrusione nell'appartamento. Ouais. Et puis d'autres fois, voilà. Alors, toutes ces informations que nous avons récoltées, mon fils et moi, depuis environ 3 ans, par nos expériences, se trouvent validées par vos investigations. Tutte le informazioni che abbiamo raccolto durante questi 3 anni, mio figlio e io, sono state confermate da investigazioni. Exemple, nous avions compris que les soi-disant anges et archanges étaient plus à voir avec des interférences qu'autre chose, quoi. Per esempio, gli angeli, abbiamo scoperto che gli angeli e gli arcangeli avevano molto più rapporto con le interferenze piuttosto che altro. Nous sommes très isolés et pris pour des fous et discrédités. Siamo isolati, presi per pazzi e discreditati. Nous avons constaté que dans notre environnement, voisins et autres, ces personnes agissent comme téléguidées. Exemple, un dossier a disparu. Abbiamo notato che nel nostro ambiente, i nostri vicini o le persone che ci stanno intorno agiscono in maniera come se fossero teleguidati. Per esempio, è sparito un dossier. Alors, mon attente de la session, que je puisse brûler toutes les entités qui me parasitent et me pourrissent la vie. Mi aspetto da questa sessione che io possa bruciare e eliminare tutte le entità che mi parassitano la vita. J'en ai marre de cette vie, je veux que cela change et être en harmonie avec mon corps. Ne ho abbastanza di questa vita, vorrei che cambiasse e vorrei entrare in armonia col mio corpo. Je veux transmettre ces informations de la session à mes deux fils
et beau-fils, lequel est totalement possédé. Vorrei poi trasmettere le informazioni di questa sessione ai miei due figli e a mio genero. Beau-fils. Mio genero, che è totalmente anche lui posseduto. Je veux être libérée de mes peurs, de mes angoisses que j'ai depuis toujours. Voglio essere liberata dalle mie paure e dalle angosce che ho da sempre. Ok, perfetto, cominciamo. Très bien, on commence. Adesso, come già sai, Josiane, conto da 10 a 1 così ci rilassiamo un po' tutti. Maintenant, comme tu sais déjà, Josiane, je vais compter de 10 à 1 et là, on se relaxe tout le monde. Et poi vediamo cosa fare. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. 10. 9. 8, 7. Cinq. Non toccare che si sente rumore. A cosa stai pensando, Josiane? A quoi penses-tu, Josiane? Mi sembra che abbia detto rien, niente. Bene. Mente vuota. Très bien, l'esprit doit être vide. E adesso che la mente è vuota, cerca un ricordo oppure un sogno. Et maintenant que ton esprit est vide, tu dois chercher un souvenir ou un rêve. Cosa hai scelto? Un sogno o un ricordo? Qu'est-ce que tu as choisi? Un rêve ou un souvenir? Un souvenir. Un ricordo. Ok. E in questo ricordo dove sei? E pendant ce souvenir, où te trouves-tu? Dans un lac. In un lago.
Se devi toccare le cuffie, mettilo in mute. Sei da sola? Tu es seule? No, seule avec mon papà. Sono con mio papà. In questo ricordo, quanti anni hai? Dans ce souvenir, t'as quel âge? 3-4 ans. 3 o 4 anni. Ah, sei piccolina. Tu es toute petite. Beh, è una giornata calda o fredda? Ça fait chaud ou froid? Chaud. Caldo. En été, en été. E in piena estate. E tu sei contenta? E tu es heureuse? Très heureuse parce que je suis seule avec mon papa. Molto felice perché sono sola con mio papà. Perfetto. Adesso facciamo un gioco. Maintenant, on va faire un jeu. Adesso osservati dall'alto, fuori dal tuo corpo. Maintenant, tu dois t'observer depuis le haut, dehors de ton corps. Bene. Da quale punto ti stai osservando? Depuis quel point tu es en train de t'observer? J'arrive pas tellement. Non. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'y arrive pas tellement. Non ci riesco molto. Sì, sì, è facile. Oui, c'est facile. Quando non riesci a fare qualcosa, dimmi, calo, come lo faccio? Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu dois me demander, Calo, comment je puisse le faire? Io te lo spiego. Et moi, je vais t'expliquer. Guarda, oh, è facile. C'est facile. Allora, io conto da 1 a 3. Maintenant, je compte de 1 à 3. E quando dirò 3, tu osservi te stessa come se fossi davanti allo specchio. Et quand je dis 3, tu dois observer toi-même comment si tu étais en face en miroir. Prête? Tu es prête? Oui. 1, 2, 3. Ecco, ti stai osservando di fronte. Maintenant, tu es en train de t'observer en face à toi-même. Dimmi, come sei vestita? Dis-moi, comment tu es habillée? Bah, j'ai une petite robe d'été, puis je suis très heureuse. Ho un vestito d'estate, un vestitino d'estate, e sono molto felice. Di che colore è il vestito? C'est de quelle couleur le petit, la petite robe? Il semble rose, et puis là j'ai les yeux qui coulent. Rosa, e ho gli occhi che lacrimano. E di che colore sono le scarpe? E tes chaussures, sono de quelle couleur? Non ho scarpe. Ok, adesso mettiti dietro e osservati la schiena. Maintenant, tu dois te mettre de dos et observer ton dos. Quando stai osservando la tua schiena, dimmelo. Quand tu es en train d'observer ton dos, tu me dis. Beh, il è noir, foncé, foncé. È nero, scuro, scuro. Cosa, il vestito? La robe? Oui, je vois une image foncée. Vedo un'immagine. Non mi vedo più, vedo un'immagine scura. Perfetto. E dimmi un po', questa cosa scura che forma ha? E dimmi, cette chose foncée che tu vois, quelle forme ha? C'è come une tache. Come una macchia. È più grande o più piccola di te? Elle est plus grande ou plus petite que toi? Je recouvre mon corps. Copre il mio corpo. Ok. Adesso ti ha questa energia nera di spostarsi, così tu puoi vedere la tua schiena. Maintenant, tu dois commander à cette énergie noire de se déplacer, comme ça tu peux voir ton dos. Dimmi, si sposta verso destra o verso sinistra? Cette énergie noire se déplace vers la gauche ou vers la droite? Vers le haut, il me semble. Mi sembra verso l'alto. Ah, verso l'alto, ok. Quando si è spostata completamente verso l'alto e tu vedi tutta la tua schiena, dimmelo.
quand cette énergie s'est déplacée totalement vers l'eau et tu vois, tu arrives à voir ton dos, tu peux me le dire? Benissimo. Adesso che stai guardando la tua schiena, osserva questa energia che sta in alto, che forma ha? Maintenant que tu es en train d'observer ton dos, tu peux observer l'énergie qu'il est en nous de toi-même. Et là, quelle forme? C'est comme un nuage. Comme una nuvola. Ok. Là, j'ai le cœur qui bat. Hein. Ho il cuore che batte. Oh, questo è normale. Ça, c'est normal. Adesso chiedi a questa energia nera, chiedile come si chiama. Maintenant, tu dois demander à cette énergie noire quel est son nom. Dimmi il nome che ti arriva in mente. Tu dois me dire le nom qui t'arrive à l'esprit. Come? Pas de nom. Il n'y a rien qui me vient. Non c'è niente che mi arriva, nessun nome. Aspetta che riprenda la... Un attimo. Francesca? Sì? Mi senti? Sì. Che nome ha detto? Non ne arriva che nessun nome, nome. Non arriva nessun nome. Ok. Adesso, Josiane, tocca con un dito questa energia nera e nel momento in cui la tocchi, prende forma. Maintenant, Josiane, tu dois toucher avec ton doigt cette énergie noire. À partir du moment que tu vas toucher cette énergie, elle prend sa forme. Toccala quando dirò tre. Tu dois la toucher quand je vais dire trois. Quando dirò tre, mi dirai... In cosa si è trasformata? Quand je dirai 3, tu vas me dire en quoi elle va se transformer. 1, 2, 3. Che forma ha preso Josiane? Elle a quelle forme maintenant, Josiane? Je ne perçois plus rien, j'arrive plus. Non riesco a vedere niente. Non riesco più. È andata via? Elle è partita? Mi sembra che non ci sia più niente. No, 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 è scappata, non farla scappare. Elle è partita, l'è échappée, tu dois pas la far échapper. Chiamala. Appella. Torna indietro nel tempo nel momento in cui ancora la vedi. Tu dois revenir en arrière dans le temps. Au moment dans lequel tu la vois encore. Bene. Adesso è di nuovo lì, in alto. Maintenant, il se trouve de nouveau là, en haut de toi. Dimmi una cosa, Josiane. Tu vedi una connessione tra te e questa energia che sta in alto? Dis-moi une chose, Josiane. Est-ce que tu vois une connexion, un lien entre toi-même et cette chose qu'il y a en haut? Non riesco a vedere molto. Non importa, anche se non vedi molto, puoi anche sentire. C'est pas grave, même si tu n'arrives pas vraiment le voir, tu peux le ressentir. Bene, dimmi se nel corpo senti che c'è qualche connessione con questa energia. Dis-moi si dans ton corps il y a quelque connexion avec cette énergie. J'ai une oppression ici, mi fa male. Mi fa male qui. Benissimo, il petto, benissimo. La poitrine, très bien. Ok. J'ai appena respiré. Ho difficoltà a respirare. Ok, adesso facciamo una cosa. Maintenant on va faire une chose. Adesso al mio tre, tu esci da questo ricordo e vieni qui al tempo presente da dove io ti sto parlando. Maintenant à mon trois, tu dois sortir de ce souvenir e tu dois venir ici. Au temps présent dans lequel je te parle. 1, 2, 3. Ok,
Siamo qui, Josiane, nel presente. On est maintenant dans le présent, Josiane. Ici. Beh, senti ancora questa pressione sul petto? Tu ressens encore cette pression sur la poitrine? Ça me brûle. Mi brucia. Bene, adesso devi dire a questo bruciore nel petto di uscire dal tuo petto e mettersi davanti a te. Maintenant, tu dois dire à cette brûleur qui t'a dans la poitrine de sortir de tua poitrine et de se mettre en face à toi. Dimmi da quale parte del tuo corpo sta uscendo. Dis-moi depuis quelle partie de ton corps il est en train de sortir. Dalla bocca. Bene, quando è uscita completamente, dimmelo. Quand elle est sortie complètement, tu peux me dire. Ça brûle toujours. Brucia sempre. Guarda, facciamo così, acceleriamo l'uscita. On va faire comme ça, on va accélérer la sortie. Io conto da 1 a 3 e a 3 è già fuori. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, elle est déjà complètement dehors. 1, 2, 3. Et fuori. Elle est dehors. Il petto non brucia più. Ta poitrine ne brûle plus. Non, ça va. Ça va, ha detto ça. Ok, adesso dimmi, che forma ha questa energia che sta davanti a te? Maintenant, tu dois me dire quel format l'énergie qui se trouve en face à toi. Dimmi, è la stessa energia nera che hai visto nel ricordo del lago? C'est la même énergie noire que tu as vue pendant le souvenir sur le lac? Oui. Si. Ok. Ok, e che forma? Elle a quelle forme? C'est toujours un nuage. Una nuvola. Ok. Come si chiama? Comment s'appelle? Zoe. 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 Ok, Zoe. Mi fai parlare con Zoe, Josiane? Josiane, perdon. Tu me laisses parler avec Zoe, Josiane? Oui, oui. Ok. Tu non pensare, dimmi solo quello che ti viene da dire senza pensare. Tu ne dois pas penser, tu dois me dire juste ce qui t'arrive à l'esprit sans trop penser. Lasciami con Zoe. Laisse-moi avec Zoe. Zoe. Est-ce que tu m'entends? Da quanto tempo stai con Josiane? Depuis combien de temps tu es avec Josiane? Toujours. Da sempre. Mm-hmm. E perché stai con Josiane? E pourquoi tu es là avec Josiane? Pour nuire. Per nutrire? Non so se il microfono è ben configurato, però. E cosa ti dà Josiane? E qu'est-ce qu'elle te donne? Che ti dà Josiane? Sono heureuse de la voir malheureuse. Sono contento di vederla triste. Quindi cerchi la sua tristezza? Du coup, tu cherches sa tristesse. Oui. Mm-hmm. E cosa fai quando lei invece è felice? E qu'est-ce tu fais quand elle, au contraire, è heureuse? Je ne veux pas la voir heureuse. Non la voglio vedere felice. Faccio di tutto per non farla felice. Ok. E cosa fa? Perché sia malheureuse. Faccio di tutto perché sia triste. Benissimo. E cosa fai per renderla triste? E qu'est-ce tu fais pour la rendre triste? Des choses négatives. Cose negative. Qu'elle ne trouve pas le bonheur, qu'elle soit triste, qu'elle soit déprimée. Che non trovi il benessere, che resti triste e depressa. Sì, ho capito, però come lo fai?
Oui, ça j'ai compris, mais comment tu fais ça? Comme si je lui lançais des sorts, des flèches. È come se lanciassi delle frecce. Ok. Tu da dove vieni? E toi, d'où tu viens? Je ne sais pas. Non lo so. Dimmi come si chiama il posto da dove vieni. Dis-moi, comment s'appelle-t-il l'endroit où tu arrives? C'est pas terrestre, c'est. Non è terrestre. Sì, questo l'ho capito, però voglio sapere come si chiama il posto. Ça, je l'ai compris, mais je veux savoir comment s'appelle l'endroit. Come sei arrivato sulla Terra? Comment es-tu arrivé sur la Terre? On m'a mis. Mi ci hanno C'était messo. mission. C'est Missione. mission. Ah, ok. Senti un po', chi è il tuo capo? Chi ti ha mandato in missione? Et c'est qui ton chef? Qui est? Tu m'as envoyé ici en mission? Parce que je ne connais pas. C'est Non lo des conosco. flèches. Non lo Vous êtes conosco. venu avec une flèche. Sono venuto con una freccia. Ok, ascolta, non avere paura del tuo capo. Tu ne dois pas avoir peur de ton chef. Perché hai paura del tuo capo? Pourquoi tu as peur de ton chef? Qui me détruisent aussi. Perché mi potrebbe distruggere. Senti, se vuoi, ti facciamo scappare, così il tuo capo non ti troverà più. Si tu veux, on te fait échapper, comme ça ton chef, il va plus te trouver. Ok? Oui. Ok, però devi collaborare. Mais il faut que tu collabores. Devi rispondere alle mie domande. Tu dois répondre à mes questions. Altrimenti non posso liberarti. Autrement, je ne peux pas te libérer. Prima di tutto, dimmi, sei da solo o stai con qualcun altro, con Josiane? Avant tout, dis-moi, tu es toute seule ou tu es avec quelqu'un d'autre, avec Josiane? Moi, je suis seule. Solo. Tu a quale specie appartieni? À quelle espèce appartiens-toi? Plusieurs pattes. Con diverse zampe. Quante zampe hai? Combien de pattes as-tu? Je ressemble à une araignée. Sembra un ragno. Senti Francesca? Sì, ci sei? Che si è interrotta la comunicazione. Ha detto quante zampe ha? Sembra un ragno. Ripetiamo, quante zampe hai? Combien de pattes as-tu? Six. Sei. Sei. Qual è la tua forma? Quelle est ta forme? Un gros corps, brun et puis des pattes. Bruno con delle zampe. E poi c'è A poilu, quale poilu. È animale peloso. terrestre assomigli? A quel animal terrestre tu ressembles? Un migal. Un Comment? migal. Négal? Migal. Migal. C'est une araignée noire. Un ragno nero. Ah, sei un ragnettino. Du coup, t'es un petit araignée. Noi, Grosse araignée. qui sulla Terra, vi chiamiamo arachnoidi. Nous, ici sur Terre, on vous appelle arachnoïde. Dimmi un po', in quale parte del corpo di Josiane ti sei installato? Et dis-moi, dans quelle partie du corps de Josiane t'es-tu installé? Dans sa poitrine et la tête. Nella suo petto la testa. Perché stai nella testa? Pourquoi es-tu dans la tête? Pour endormir son cerveau. Per fare dormire il suo cervello.
Et perché stai nel petto? Et pourquoi tu es dans la poitrine? Bah, pour qu'elle ait mal, qu'elle ait des angoisses. Perché sia male e abbia delle angosce. Ok, e questo, questa è la tua missione, quella che ti ha assegnato il tuo capo, giusto? E se c'è la missione che ti ha assegnato il chef, c'è ça? Oui. Ok, mentre tu dai fastidio a Josiane e ti alimenti un po' di questo fastidio, tutto il resto che Josiane produce a causa tua, cosa se ne fa il tuo capo? Pendant que toi, tu déranges Josiane et Josiane elle est mal à cause de toi, le reste qui produit Josiane, qu'est-ce qu'en fait son chef, ton chef? J'ai pas compris. Le reste okay. De la tristesse. Vale. Voglio parlare con il tuo capo. Je vais parler avec ton chef. Dove sta il tuo capo? Où se trouve ton chef? Je ne le connais pas. Non lo conosco. Va bene, non è un problema. Tanto sappiamo chi è attraverso te. Très bien, c'est pas un problème. On connaît chi è parmi toi. Adesso al mio tre mi lasci con il tuo capo. À mon trois, tu me laisses avec ton chef. Un, deux et trois. Chef. Comment tu t'appelles? Pas de nom. Non, 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 mais. Datene uno. Tu dois te donner un nom. José. José. Perché hai scelto questo nome? Pourquoi tu as choisi ce nom-là? Ça ressemble à Josiane. Perché sembra Josiane. Somiglia a Josiane. Ah, ok. Ma tu da dove vieni? Mais toi, d'où tu viens? Come si chiama il posto da dove vieni? Come s'appelle l'endroit d'où tu arrives? Il n'y a pas de nom, c'è l'espace. Non ha nome, lo spazio. Dallo spazio. E perché dallo spazio vieni qui sulla Terra? E perché, depuis l'espace, tu arrivi ici sur Terre? Beh, per distruggere il mondo. Per distruggere i mondi. Mm. Vuoi distruggere la Terra? Tu veux détruire la Terre? Oui. Perché vuoi distruggere la terra? E pourquoi tu veux détruire la terre? Parce que je veux détruire le plus d'humains possible. Perché voglio uccidere più umani possibili. E dopo che li hai uccisi, cosa te ne fai? E après que tu l'as tué, qu'est-ce que tu en fais? Ben, je l'écrase. Li schiaccio. Je regarde comme ils meurent. E guardo come muoiono. Mm-hmm. Ti piace, no? Tu aimes ça? Oui. Ok, e tu che forma hai? E tu hai, ta quelle forme? J'ai pas de forme. Non ho forma. Non hai forma, eh? A quale specie appartieni? A quelle specie appartieni? Dragon. Dragon. Allora ce l'hai una forma. Alors tu as une forme. Senti, ma chi è quel ragnettino che hai mandato da Josiane? Dis-moi, chi è le petit ragnet che t'ha envoyé chez Josiane? Ben, encore une fois pour la détruire. Ancora una volta per distruggere. Non seulement elle, il y en a d'autres qui sont ailleurs, dans mon entourage. Non è solo lei, ce ne sono altri intorno nel mio entourage. Qual è la missione del ragno? Nel corpo di Josiane. Quelle est la mission de l'araignée dans le corps de Josiane? Et qu'autour d'elle, elle puisse aussi détruire des gens. Che intorno a lei possa anche distruggere delle persone. Ok, e tu perché hai scelto Josiane? E toi, pourquoi tu as choisi Josiane? Parce qu'elle était faible. Perché era debole. Il n'y avait pas d'amour autour d'elle, il n'y avait pas d'amour, donc c'était une bonne proie. Non aveva amore intorno a lei, quindi era una buona preda. Certo, proprio le frequenze giuste per connetterti.
Les bonnes fréquences pour te connecter, c'est ça? Oui. Ok, senti un po'. Perché da qualche giorno Josiane ha la gamba destra immobilizzata? Dis-moi, pourquoi depuis quelques jours Josiane a sa jambe droite immobilisée? Pour l'empêcher de marcher. Per impedirle di camminare. E perché non dovrebbe camminare? E pourquoi elle ne doit pas marcher? Comme ça, elle souffre encore plus. Puis son entourage en souffre aussi. Così lei possa soffrire ancora di più e il suo entourage possa soffrire ancora più. Però perché giusto il giorno prima di questa sessione? Mais pourquoi juste avant cette session? Je voulais pas qu'elle la fasse. Perché non volevo che la facesse. E invece la sta facendo. Mais au contraire, elle est en train de la faire. Mais je voulais qu'elle meure et puis qu'autour d'elle, son fils aussi meure. Volevo che lei morisse e che anche intorno a lei il figlio morisse pure. E senti un po', chi ha ucciso il cane? E dimmi, chi ha tué le chien? Niente. Senti un po', perché la macchina non è partita? E pourquoi la voiture elle a pas démarré? Pour qu'elle puisse pas aller voir ses chevaux, parce qu'elle a des chevaux qu'elle aime, puis je voulais pas qu'elle les voie. Perché lei non potesse andare a vedere i suoi cavalli, perché ha dei cavalli che ama e io non volevo che ci andasse. Ti piace adesso che sta piangendo? Ti piace questa sensazione? Tu aimes maintenant cette sensation pendant qu'elle pleure? Oui, j'adore. Sì, Bene. L'adoro. Quindi stai festeggiando, no? Stai mangiando. Tu es en train de bouffer, tu es en train de faire la fête. Oui. Senti, perché i suoi cani si sono ammalati? Et dis-moi pourquoi ces chiens ils sont tombés malades? C'est la même chose pour qu'elle souffre, parce qu'elle les aime trop. Per la stessa ragione, perché lei possa soffrire, perché li ama troppo. Sì, sì, questo l'ho capito, ma come si sono ammalati? E come ils sont tombés malades? Qui a eu la diarrhée, qui a vomi du sang. Ce ne sono stati che hanno avuto la diarrea, altri che hanno vomitato del sangue. E come mai? Che è successo? Come si sono ammalati? E pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils sont tombés malades? C'est parce que moi j'ai voulu. Perché io ho voluto. Sì, come hai fatto? E comment tu as fait? J'ai mis un virus dans son corps pour qu'il tombe malade. Ho messo un virus nel loro corpo perché che si ammalassero. E come hai fatto a inserire il virus nei cani? E come tu hai fatto per mettere il virus nei chiens? Ma noi abbiamo dei virus nei laboratori, poi è facile. La chienne, c'è pareil. Elle a aussi eu quelque chose dans le corps et puis elle est morte. Abbiamo dei virus nei laboratori e per la cagna è la stessa cosa. L'abbiamo messo dei virus. E quell'altro, il cane deceduto, come è morto? Et le chien qui est mort, il est mort comment? Non. C'est le cœur qui s'est arrêté. Il cuore s'est fermato. Perché? Et pourquoi? Parce qu'elle n'a plus mangé. Elle ne mangeait plus. Non, non mangiava più. Mais tu, cosa hai fatto a quel? Et toi, qu'est-ce que tu as fait au chien pour le faire mourir? Bah justement, il y a eu un virus pour qu'elle ne mange plus. Qu'elle perdait force, puis après 10 jours, elle est morte. Justement, ho inserito un virus perché lei non potesse mangiare più, ha perso le forze e in 10 giorni è morta. Aspetta. Ripeti? Ho inserito un virus perché lei non mangiasse più e si è indebolita durante 10 giorni e alla fine è morta. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta un attimo. Ripeti, Francesca. Ho inserito un virus perché lei non mangiasse più e si è indebolita durante 10 giorni e quindi alla fine è morta. Ok, senti, ma in questo laboratorio è stato creato anche il virus del Covid oppure si tratta di un altro laboratorio?
Mais dans ce laboratoire-là dont tu parles, il a été créé aussi le virus du Covid ou c'est tout autre laboratoire? Bon, non, c'est tout la même chose. Non, elle a c'est sa cause. Il y a plein de virus qui tombent chez les gens. Ci sono tanti virus che facciamo cadere sulle persone. Perché non hai usato il virus del Covid? E pourquoi t'as pas utilisé le virus du Covid? Elle a aussi eu. Lei ce l'ha avuto. Sì, ho capito. L'hai usato contro di lei? Tu l'as utilisé contre elle? Aussi, oui. Anche sì. Mais elle n'est pas morte, mais elle n'est pas morte, ben non. Ma non è morta. Mais come mai non è morta? E pourquoi elle n'est pas morte? Je voulais qu'elle souffre encore. Perché io volevo che soffrisse ancora. Ok, beh. Elle veut parfois mourir, et puis moi je veux pas Questa qu'elle meure. connessione. Lei ogni tanto vorrebbe morire, ma io non voglio che muoia. Ok, perché lei è sempre affaticata? E pourquoi elle est toujours fatiguée? Parce qu'elle n'a pas d'énergie. Non ha energia. E dove va la sua energia? E où va cette son énergie? Ben, chez nous, c'est nous qui prenons, c'est moi qui prends. Da me siamo noi che la prendiamo, sono io che la prendo. Cosa ci Au fai lieu con que la je sua le prenne. energia? Qu'est-ce que tu fais avec son énergie? Ben, nous permet de vivre. Ci permette di vivere. Ok. Cosa è successo a casa quando... Chi si è introdotto in casa di Josiane? C'est qui est rentré dans l'appartement de Josiane? C'était des humains robotisés sous forme de robots. E degli esseri umani sotto forma di robot. E perché sono entrati in casa sua? E pourquoi ils sont entrés dans son appartement? Bah pour lui montrer que quelqu'un était venu pour qu'elle ait peur, que le corps puisse peur. Per farle paura, dimostrarle che qualcuno era entrato per farle paura. E tu spendi tutta questa energia per farle paura? E tu dépenses toute cette énergie pour lui faire peur? Oui. Bueno, mi sembravi più intelligente, ma mi sembra una cosa stupida. Je pensais que tu étais plus intelligente, mais me semble une chose bête. Bene. Ça m'amuse. Questo mi diverte. Ti diverte. Adesso ci divertiamo noi. E maintenant, c'est nous qu'on va s'amuser. Tu sei pronto a morire? Tu es prêt à mourir? Non, je vais encore la détruire avant. Devo distruggerla prima. Invece no, morirai, quindi preparati. Non, en fait, non, tu vas mourir. Du coup, tu dois te préparer. Sei contento che è arrivata la tua ora? Tu es heureux qu'il est arrivé ta heure? Non. Non, je veux encore continuer. Io voglio ancora continuare. E invece non potrai. Che bello, già mi diverto pure io a vederti triste. Et tu pourras pas parce que je vais m'amuser à te voir triste. Non, tu vas pas réussir. Je suis non ci fort. Riuscirai, sono forte. Intanto uccidi il regno. Déjà, tu vas tuer l'araignée. Pourquoi? Perché? Elle est bien où elle est? La, sta bene lì dove sta? Perché è un ordine e tu obbedisci. Parce que c'est une ordre et tu dois obéir. Uccidilo. Tuez-le. Non. Ok. Peggio per te. Ok, c'est pire pour toi. Lasciami con Josiane. Laisse-moi avec Josiane. Josiane, déconnecte. Josiane. Oui. Hai fatto un ottimo lavoro, bravissima. Tu as fait un très bon travail. Très bien. Bravo. Come ti senti? Comment tu te sens maintenant? Ça va mieux. J'ai moins mal à ma jambe. Ho meno male alla mia gamba. Bueno, ok, meglio, bene. Ascolta, prima di cominciare a lavorare, voglio che tu scopra perché lo hai fatto entrare in te.
Alors, avant de commencer à travailler, j'aimerais que tu vas découvrir pourquoi tu l'as fait rentrer en toi. Perché quando tu capisci il trucco dell'interferenza esoterica, sai come risolverlo. Parce que quand tu vas comprendre l'interférence ésotérique, tu peux automatiquement la résoudre. Innanzitutto dimmi che forma ha questo drago? Ha le ali grandi o piccole? Avant tout, dis-moi, quel format a ce dragon? Il a les ailes grandes ou petites? Grande. Grandi. Ok, ha la coda? Il a la queue. Oui. Une grande bouche. Et una grande bocca. E come la pelle? Et sa peau, elle est comment? Brune. Bruna, Les scura. écailles. Con le scaglie, le squame. Ok. Ok, innanzitutto vedi il ragnettino che è collegato con te? Avant tout, tu vois le petit araignée qui est connecté à toi? Oui, je sens sulla poitrine. Sì, lo sento sul petto. Ok, a me interessa questo, che vedi entrambi, perfetto. Ça m'intéresse ça, que tu vois les deux. Adesso però andiamo al momento, andiamo indietro nel tempo, al momento in cui questi esseri si collegano con te la prima volta. Maintenant, on remonte le temps, on va en arrière dans le temps et on va voir le moment dans lequel cet être, ils vont se connecter à toi la toute première fois. 1, 2, 3. Bene. Dove D'accord. sei, Josiane? Où es-tu, Josiane? Dans le ventre de ma maman. Nel ventre di mia mamma. Parfait. Quante settimane di gestazione hai? T'as combien de semaines de gestation? Le début, deux mois, Dall'inizio, 3 mois. 2 mesi, 3 mesi. Sei un embrione o sei già un feto? Tu es un petit embryon ou tu es déjà un fœtus? Non, déjà un fœtus. Feto. Ok, hai già le mani? Tu as déjà des petites mains? Des formes de mains, des Un... formes de pieds, c'est pas clair. Delle forme, mani e piedi, ma non sono molto chiare. Ok, sì, si stanno fermando. Sono in train di se former. Ecco, dimmi che succede quando questi esseri si collegano con te la prima volta. Raccontami che succede. Dis-moi qu'est-ce qui se passe et dis-moi quand exactement cet être il se connecte à toi la toute première fois. Prima di tutto, dimmi una cosa. Ça vient de ma Questo. maman. C'est ma maman qui attire. È la mia mamma che li attira. Stava già con la mamma? Il était déjà avec ta mère? Oui, parce que ça vient de ma maman. Sì, viene da mia mamma. Perfetto. Ok, è molto facile che un essere passi dalla madre al figlio che è in grembo, perché il bebè pensa che sia un'alimentazione che arrivi da lei, che tutto quello che arrivi da lei serve per la sua sopravvivenza e lo accetta. C'est très facile qu'un être, une entité, passe de sa mère à son bébé, parce que le bébé, il pense qu'il sait une nourriture et du coup, il accepte. Questo non succede con tutti, ma con qualcuno può succedere. Ça n'arrive pas vraiment avec tout le monde, mais ça passe qu'avec quelqu'un, ça arrive. È successo con C'était te, va bene. normal. È normale. C'est Ok. arrivé. E dimmi una cosa, come ha fatto a passare dalla mamma, la tua mamma, a te? Et dis-moi une chose, comment il a fait à passer depuis ta mère à toi? Par le sang. Fuori da qui? Come? Comment? Par le sang. Dal sangue. Sangue, ok. Va bene, ma entra prima il drago o il ragno? C'est l'araignée ou le dragon qui rentre avant? Il ragno. E il drago quando? Et le dragon, il rentre quand? Quando il drago? Plus tard. Più J'étais déjà tardi. vivante. Je vivais. Ero già viva. Vivevo.
Sì, già nata, ok. Sì, una volta che c'è il ragno poi è facile entrare. Une fois qu'il y a la petite araignée, après, ça a été facile pour lui rentrer. Ed esattamente quando, quanti anni hai quando il drago si connette a te? Exactement, t'as quel âge quand le dragon il se connecte à toi? 3 à 4 mois. 3 à 4 mesi. Perché il drago ha aspettato che tu nascessi prima di collegarsi a te? Pourquoi le dragon il a attendu que ta naissance avant de se connecter à toi? Ben, il ne faut pas tellement me faire souffrir. À 3 mois, je suis un bébé, je suis innocente. Perché non voleva così tanto farmi soffrire? A 3 mesi ero un bebè innocente. Ok, cominciamo a lavorare. On commence à travailler. Torna di nuovo qui al presente da dove io ti sto parlando. Tu dois revenir de nouveau ici, au présent dans lequel je te parle. Ok, adesso cominciamo con il ragno. Maintenant, on commence avec l'araignée. Di al ragno, all'aracnoide, di mettersi davanti a te. Tu dois commander à l'arachnoïde de se mettre en face à toi. Oui. Si. Aspetta, ci sei? Ok, Si. è davanti a te? Il est en face à toi? Oui. Sì. Sì. Ok, adesso al mio 3, Valérie canalizzerà il ragno. À mon 3, Valérie va canaliser l'araignée. 1, 2, 3. Bene. Adesso, Josiane, di al ragno. Chiedi al ragno se ancora vuole scappare dal suo capo. Maintenant, Josiane, tu dois demander à l'araignée s'il veut encore échapper de son chef. Non, elle veut rester avec son chef. Non. Non, non, je veux manger, je veux me nourrir. Voglio mangiare, voglio nutrirmi. Avevi detto sì prima, eh? T'avais dit oui avant. Oui, mais maintenant que je suis dehors, ça va pas. Non, ma adesso che sono fuori non va bene. Ok, Je veux allora manger. preparati a. Ok, Voglio mangiare. allora preparati a morire anche tu. Et alors, tu dois te préparer à mourir toi aussi. Non, je retourne. Lasciami. Non, ritorno. Muto. Tais-toi. Adesso lasciami col tuo capo. Laisse-moi avec ton chef. Drago? Ça y est, t'as Drago assez joué? José? Ah, va bene, hai giocato abbastanza? Ehi. Tu non ti permettere di parlarmi in questa maniera. C'est quoi ce changement d'énergie là? Cos'è questo cambiamento di energia adesso? Parla con rispetto. Tu dois parler avec respect. Entendu? Entendu. Très bien. Non ti permettere mai più. Tu ne dois plus te permettre, jamais Non plus. ti permettere più queste libertà. Tu ne dois jamais plus te permettre ces libertés. Bene, come stai vedendo il drago adesso, Josiane? Josiane, maintenant, comment vois-tu le dragon? Réponds pas. Non rispondere. Ehi, tu parla solo quando ti interroghiamo. Tu dois parler seulement quand je t'interroge. Je parle à Josiane, pas à toi. Sto parlando a Josiane, non a te. Tu Ehi, m'agaces. ti ho detto di parlare con rispetto. Tu dois parler avec respect. Questo è l'ultimo avvertimento. Ça, c'est le dernier avvertissement. Parla solo quando ti interrogo. Tu dois parler juste quand je t'interroge. Josiane, come vedi questo drago? Josiane, comment vois-tu le dragon? Je vois s'éloigner. Lo vedo allontanarsi. No, non lo fare scappare. Tu ne dois laisser pas le faire échapper. Tiralo verso te, tiralo. Tu dois le tirer vers toi. Quando ce l'hai vicino, dimmelo. Quand il est à côté de toi, dis-moi. Lo hai avvicinato? Tu l'as Il veut pas rapproché? venir. Non vuole venire. Non importa, sei tu che decidi. C'est pas grave, c'est toi qui tu décides. Tiralo vicino a te. Tu dois tirer à côté de toi. Le dragon, tu viens. Drago, vieni. Bene, al mio 3 è vicino a te. À mon 3, il est à côté de toi. 1, 2, 3. Hai visto? È già vicino a te. Tu as vu, il est déjà à côté de toi.
anche il ragno deve stare lì accanto a lui. E l'araignée ici, il est à côté de lui. Quando li vedi tutti e due, uno accanto all'altro, davanti a te, dimmelo. Quand tu les vois tous les deux, un à côté de l'autre, en face à toi, tu me dis. Oui, il faut les brûler. Sì, bisogna bruciarli. Bene, sai perché stava scappando il drago? Tu sais pourquoi le dragon il est en train d'échapper? Parce qu'il a peur de toi. Perché ha paura di te. No, no, no. No, 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 c'est pas ça. Ha paura di te. Ha peur de toi. Sta con te, mica sta con me. Elle est avec toi, pas avec moi. Sa che tu lo puoi distruggere perché sta nel tuo spazio. Lui, il est au courant que toi, tu peux le détruire parce qu'il est dans ton espace. Lui è il ragno. Lui è l'araignée. Perché tu sei il tuo potere. Parce que toi, tu es ton pouvoir. E quando qualcuno sta nel tuo spazio, è sottomesso al tuo potere. E quando quelqu'un il est dans ton espace, il est soumis à ton pouvoir. Infatti, per entrare in te, ho dovuto ricevere la tua autorizzazione. Et c'est ça, pour entrer en toi, il a dû recevoir ton autorisation. Et tu lui l'as data attraverso un suo inganno. Et toi, tu lui as donné parmi un piège, sa piège. Si è fatto passare per qualcosa che voleva darti tua madre attraverso il cordone ombelicale, attraverso il suo sangue, attraverso la gestazione. Lui s'est fait passer comme quelque chose qui te voulait donner ta mère et s'est passé comme du sang, comme de la nourriture. Per questo gliel'hai permesso. E c'è per sé che tu lui hai permesso. È stato un inganno, mica una tua reale volontà. Il était un arnaque, pas une réelle volonté de ta part. Però adesso che hai capito il trucco, vuoi eliminare questi permessi che hai dato loro? Ma maintenant que tu as compris, est-ce que tu veux éliminer toutes ces permissions que tu lui as données? Oui, tout, annuler, j'ai rien, je veux plus rien. Sì, tutto, non voglio più niente, nessun legame. Ok. Adesso ti sincronizzi con me. Maintenant tu dois synchroniser avec moi. Io conto da 1 a 3. Je vais compter de 1 à 3. A 3 tu togli loro tutti i permessi che gli hai dato per stare con te. À mon 3, tu vas lui enlever toutes les permissions que tu lui as données pour rester avec toi. E nel momento in cui loro non hanno più queste autorizzazioni, non possono più stare nel tuo spazio e scompaiono. E a partir du moment dans lequel ils n'ont plus les autorisations, eux, ils peuvent plus rester dans ton espace et ils vont disparaître. Li distruggi. Tu vas les détruire. Preparati, drago. Prépare-toi, dragon. Adesso. Guarda, sei pronta, Josiane? Tu es prête, Josiane? Oui. Bene, al mio 3, li distruggi entrambi. À mon 3, tu vas les détruire les deux. 1, 2, 3. Ben, j'ai explosé. Ah, nous sommes explosés. Valérie, déconnecte. Je suis déconnectée. Valérie? Qu'est-ce qui s'est passé au numéro 3? Qu'est-ce qui s'est passé au numéro 3, Valérie? Ça a disparu de son espace. Sono sparite dal suo spazio. Tu cosa vedi adesso, Josiane? Josiane, qu'est-ce que vois-tu maintenant? Je ne vois plus. Non vedo più. Ok, e come ti senti? E comment tu te sens? Mi sono più appesa. Mi sento appacificata. Appesé, t'as dit? Mm-hmm. Appesé, mais quand même triste encore. Appacificata, ma ancora un po' triste. Aspetta, ancora non abbiamo finito, eh? Attends, on n'a pas encore terminé. Intanto dimmi come senti la gamba destra. Dis-moi, comment tu ressens ta jambe gauche et droite? Mais ça va. Ça va. Dici, meglio di prima? C'est mieux qu'avant? Un peu mieux, oui. Un po' meglio, sì. Ok. Adesso dimmi dove senti la tristezza, in quale parte del corpo. E maintenant, dis-moi, où tu ressens la tristesse, dans quelle partie de ton corps? C'est toujours la poitrine.
sempre in un petto. Bene, la tristezza è solo un'energia che tu produci, quindi adesso prendi questa energia dal petto, prendila. La tristesse, c'est que une énergie qui toi-même tu produis. Maintenant, tu dois prendre cette énergie de ta poitrine, prends-la. Usa le tue mani energetiche. Utilise tes mains énergétiques. Estraila dal petto. Sors-la de ta poitrine. E quando ce l'hai in mano fuori dal petto, dimmelo. Et quand tu l'as dans les mains dehors de ta poitrine, dis-moi. Oui, c'est bon. Beh, sì, sì. Adesso butta questa tristezza per un portale, buttala via definitivamente. Maintenant, tu peux jeter définitivement cette tristesse au-delà d'un portail. Dans l'espace. Nello spazio. Sì, sì. Quando è sparita, quando non la vedi più, dimmelo. Quand elle est disparue et tu la vois plus, dis-moi. Elle est partie. È andata via. Bene. E adesso come senti il petto? Et maintenant, comment tu ressens la poitrine? J'ai juste envie de dormir. Adesso voglio di dormire. E certo, perché hai buttato via un'energia ed è normale che tu ti senta un po' più stanca. C'est normal parce que tu as jeté ailleurs une énergie et ça c'est normal que tu te sens un peu fatigué. Però adesso, nel petto, dove c'era la tristezza, devi creare felicità. Mais maintenant, dans ta poitrine, là où il y avait la tristesse, tu dois créer la joie. Senti come sta nascendo la felicità dentro te. Tu dois ressentir comment il est en train de naître la tristesse à l'intérieur de toi-même. Sei una creatrice. Tu es une créatrice. Sei potere. Tu es pouvoir. Tu crei il tuo mondo. Toi, tu crées ton monde. E adesso sei felice. Et maintenant tu es heureuse. Senti il tuo corpo leggero. Tu ressens ton corps léger. E sei felice. Et tu es heureuse. Comment ça va, Josiane? Ça va, merci. Sei triste? Tu es triste? Non, ça va, j'ai envie de dormir. Non, va bene, voglio di dormire. Giusto, hai ragione. T'as raison. È normale, è normale. C'est normal. E senti, ma ti senti un po' felice? Tu te sens un petit peu heureuse? Un petit peu plus, oui. Un po' di più, sì. Je veux être okay. Heureuse. Ma je voglio essere... Dans ma tête, je veux. Lo voglio nella mia testa. Sì, sì, ma poco a poco. E adesso... moi aussi. E anche intorno a me. Moi aussi. Sì, sì. Ma poco a poco, devono passare alcuni giorni, devi assimilare tutta la sessione, ormai il lavoro è fatto. Petit à petit, doit passer quelques jours, tu dois métaboliser la session, mais le travail est fait. Et adesso che tu hai risolto il tuo problema, trasferisci queste informazioni ai tuoi due figli e a tuo genero. Maintenant que cette session est terminée et tu as résolu ton problème, tu dois transférer les informations à tes fils et à ton beau-fils. Dimmi come le ricevono. Dis-moi, comment ils vont le recevoir? À mes fils, Raphaël, oui, je sais que ça passe. L'autre fils, je ne le vois plus, alors je ne sais pas. Il mio figlio Raffaele, sì, lo so che passerà l'informazione. Gli altri figli non li vedo più, ma non lo so se passerà. Et puis le beau-fils, il est tellement possédé, il a le diable dans le corps. E l'altro mio genero è talmente posseduto, ha il diavolo nel corpo. Beh, tu lancia le informazioni, se vogliono e possono, le prenderanno. Tu lui passi le informazioni, se lui il peut le recuperer, bien, sinon. Oggi tu pensa per te. Du mal. Aujourd'hui, tu dois penser pour toi-même. Ok. Valérie, come vedi adesso a Josiane? Valérie, comment vois-tu Josiane maintenant? Il y a encore un peu de tristesse et du doute. Ci sono ancora un po' di tristezza e di dubbi. Ok, dille, di alla sua parte subliminale, di eliminare tutti questi dubbi, la sua tristezza e dimmi che succede. Tu dois dire, dire alla parte subliminale di eliminare tutti questi dubbi e questa tristezza e dimmi qu'est-ce qui se passe. C'est fait. E elle a envoyé les informations à tout le monde. È fatto e ha inviato le informazioni a tutti quanti. Bene, e come la vedi adesso? E come tu la vois maintenant? Sorriente. Sorridente. E come vedi il suo futuro? Cioè, voglio dire, come vedi
la sua vita se è piena di ostacoli, piena di dolori, piena di blocchi. Dis-moi comment tu vois la vie future s'il est plein d'obstacles, de douleurs, de blocages. Il peut y avoir encore pour le corps, c'est un petit peu long à se remettre. Et potrebbero essercene ancora per il corpo, è un po' più lunga per rimettersi. Ok, però è normale perché bisogna metabolizzare la sessione sul piano fisico. E c'è normale perché il faut metabolizzare la sessione sul piano fisico. Infatti, io dico sempre di non avere fretta. J'ai dit tout le temps de n'être pas pressé. Tutto arriva quando deve arrivare. Tu arrivi au bon moment. L'importante è aver fatto il lavoro. La cosa importante è d'avoir fait le travail. Très bien. Volevi aggiungere altro, Valérie? Tu voulais rajouter quelques autres choses, Valérie? Oui, sa partie subliminale, elle n'arrête pas de dire qu'il faut qu'elle fasse attention à ses pensées, qu'elle soit vraiment dans une belle énergie. Et qu'elle ne se laisse pas entourer. Ah, pardon, vas-y. Non, la sua parte subliminale non smette di dire che deve smettere di deve avere dei pensieri positivi, non deve essere angosciata. E après? Qu'elle est libre et qu'elle s'entoure de bonnes personnes. Et che lei è libera e che si deve circondare di buone persone. Parfait. Ok, Josiane e Valérie, adesso disconnettete da tutto. Maintenant, José et Valérie, vous pouvez déconnecter de tous et tout le monde. Adesso il vostro corpo si sta risvegliando. Maintenant, votre corps est en train de se réveiller. E lo senti leggero. Et tu le ressens léger. Lo senti forte. Forte. Ma soprattutto, ti senti felice. Mais surtout, tu te sens heureuse. Molto felice. Beaucoup heureuse. Ouvre les yeux. Et voilà. Bonjour, Josiane, comment ça va? Bonjour, Calogero, merci. Oui. Grazie, j'ai capito solo merci. Comment ti senti adesso? Comment tu te sens maintenant? J'ai du travail à faire, je sais, mais je le ferai. Ho del lavoro da fare, lo so, e lo farò. Bene, però dico, a parte la stanchezza fisica che è normale, come ti senti a livello di stato d'animo? Mis à part la fatigue physique, qui c'est normal, au niveau de ton état d'âme, d'esprit, comment tu te sens? Mi sento libérée. Mi sento liberata. Per il travail, per améliorer ma santé mentale e puis physique. Beh, so che devo fare lavoro per migliorare la mia salute mentale e fisica. Ok, Josiane, tu vorresti che si pubblicasse la tua sessione? Est-ce que tu veux publier la session? Oui. Oui? Ok. Allora, chiudo la registrazione. Ma flutté. Come? Ma flutté. Ma col viso offuscato. Pourquoi flutté? Pourquoi? Ma c'est vous qui décidez pour moi. C'est vous qui décidez. Se vuoi puoi decidere per me. No, vabbè, io non mi permetto di decidere con te. Semplicemente mi permetto di dirti... Chi è il gatto? Il cane. Semplicemente mi permetto di consigliarti di, se non hai nessun tipo di problema al riguardo, di lasciare l'immagine così com'è senza coprirla. Je ne me permets pas de choisir à ta place. Du coup, je te dis seulement que si tu veux, on peut laisser ton image comme ça, comme il est, sans la flouter. Sinon, c'est toi choix. Ok, quindi décidi tu. C'est toi qui tu vas décider. Si c'est pas dramatique, si c'est normal, ben normal. Se non è drammatico e normale, va bene, è normale. Quindi sans flouter. Mm-hmm. Oui? Oui. Sans flouter? Ok, oui. Sans flouter. Ok, stacco la registrazione, però rimanete lì. J'arrête la registrazione, ma restez là. Au revoir. Au revoir. Et merci. Merci.